In nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Signore Gesù, nostro Dio, nostro Re, nostro Salvatore, nostra vita e nostra speranza, che tu sia sempre benedetto e lodato, noi ci mettiamo alla tua santa e divina presenza all'inizio di questa meditazione, invocando la tua misericordia sui nostri peccati e la luce della tua grazia per poter fare con frutto questa meditazione. Oggi ascolteremo l'episodio della morte di San Giuseppe, di questo grande e santo, giusto patrono dei moribondi. Il tuo spirito ci accompagni e ci aiuti ecco, nel contemplare e meditare su questo mistero. Deus meus tot corde penit me omnium eorum peccatorum ego desestor, quia peccando non solum penas a te iuste statutas pro meritum sum, se presertum qui offendi te summum bonum et dignum qui super omnia diligaris. Ideo firmi der propono, adiuvante, grazia tua, decetero me non peccatorum, peccandico che se ne sproxima, sfuggiturum. Amen. Deus meus tot corde penitet me omnium meorum peccatorum ego detestor, quia peccando non solum penas a te iustis statutas pro meritum sum, se presertim qui offendi te summum bonum et dignum qui super omnia diligaris. Ideo firmi ter propono, adiuvante, grazia tua, decetero me non peccatorum, peccandique occasione prossima, sfuggiturum. Amen. Veni creator spiritus, mentes tuorum visita impli superna grazia che tu creasti pectora, qui dice disparactitus, donum Dei altissimi fons vivus ignis carides spiritali sunsi. Tu se ti formis munum digitus paterne dextere, tu rite promissum patris et mone di nascuttur, accende lumen sensibus, infunde amore in cordibus, infirma nostri corporis virtute, firma sperpeti, hostem repellas longius, facendo un scrutinus, dottore sic te preo videmus omne noxium. Per te sciamus da Padre, nos canus atque filium, teque utriusque spiritum, credamus omni tempore. Deo Padre sic gloria, filio che mortuis, surrexit ac paracet in seculorum secula. Amen. Emitte spiritum tuum, creabuntur, et renovamus facem terre. Amen. La vita interna di Gesù Cristo di Suor Maria Cecilia Bai, libro terzo, capitolo primo. Ciò che operò il Figlio di Dio nel suo interno durante la malattia e morte di San Giuseppe. Undicesima ed ultima parte. La benedizione di Giuseppe, morte di Giuseppe. Preghiera per i moribondi, esortazione alla sua sposa. Stando dunque alla fine della sua vita, Giuseppe domandò a me e alla sua amata sposa la benedizione. Ed io anche in questo volli praticare l'umiltà che tanto mi stava a cuore e che ero venuto ad insegnare ai miei seguaci. Perciò, riconoscendo la mia dignità, mi umiliai e genuflesso domandai a lui la benedizione, facendo così anche alla mia diletta madre. Si confuse di ciò l'umile Giuseppe, ma io l'animai a farlo per il titolo di padre putativo che aveva sopra di me e di sposo sopra la mia diletta madre. Ci benedì con grande amore, fu altresì da me benedetto per sua consolazione e per aumento di meriti l'anima sua. Furono molti i colloqui che quest'anima grande fece con il mio divin padre,
e da lui ricevette segni grandi della sua grazia e del suo amore. Ormai si appressava l'ultimo respiro della sua vita. Pregai il Padre mio di inviare i suoi angeli che con dolci melodie assistessero al transito di Giuseppe e ne cantassero le glorie e i trionfi. Lo fece subito l'amoroso padre, guardando anch'egli con compiacimento un simile passaggio. Cantavano i cori angelici ed io con la diletta madre recitavamo le divine lodi, invitando quell'anima benedetta ad uscire dal carcere del corpo. Nello spirare proferì il mio dolcissimo nome e quello della mia diletta madre, cioè Gesù e Maria. Era ripiena di immensa luce la stanza, quando quell'anima benedetta nell'uscire dal corpo godette un paradiso di delizie. Presala io nelle mie mani, la presentai al mio divin padre, il quale godette molto, vedendo l'opera sua così bella e perfetta ed arricchita di tanti doni e di tanti meriti. La destinò però al limbo, non potendo entrare nel possesso dell'eterno regno, sin tanto che io non aprivo le porte con la mia morte. Anche la mia diletta madre vide l'anima del suo fortunato sposo e fu tanto il gaudio che provò nel vederla così bella e piena di grazia e di meriti che questo le raddolcì tutta l'amarezza che aveva provato nella perdita del suo sposo, che molto amava. Andò l'anima di Giuseppe al limbo ed apportò a tutti gli abitatori di esso un gaudio grande. E come vedendosi spuntare un raggio di luce fra le oscure tenebre, questo apporta a tutti allegrezza e speranza che presto debba comparire il sole, così l'anima di Giuseppe apportò a tutti allegrezza e speranza della vicina liberazione. Mentre avvenne tutto ciò che ho detto circa il transito di Giuseppe, non mancai di pensare a tutti i miei fratelli perché bramavo che tutti avessero fatto un simile passaggio. Pregai molto il Padre mio, ma non si effettuarono pienamente i desideri del mio cuore, perché essendo la morte l'eco della vita, molti vivono male e difficilmente giungono a morire bene. Grande pena soffrivo nel vedere che tanti e tanti sarebbero morti tali e quali come vissero. Perciò mi affaticai molto per essi presso il Padre, offrendogli tutti i miei meriti, tutte le mie opere, affinché il Padre in quel momento si degnasse di usare loro la sua grande misericordia. Infatti non riuscii a rinnovare le mie suppliche offerte, perché molti sperimentano questa grande misericordia secondo le altissime disposizioni ed occulti giudizi del Padre mio. Usa a tutti la sua grande misericordia, ma quella misericordia che si chiama miracolosa le sperimentano alcuni, come ho detto, secondo gli occulti giudizi del Padre mio, e giunge a morire bene e si salva chi ha vissuto sempre male, male. Conobbi allora e penetrai gli occulti giudizi del Padre e i suoi segreti più nascosti. Di tutto ciò che disponeva lo lodai e magnificai la sua retta giustizia e la sua infinita misericordia a nome di tutti i miei fratelli. Lo pregai di dare al peccatore un continuo rimorso e stimolo della sua salvezza e fargli conoscere che non deve sperare un buon fine della sua vita se non si converte per tempo. Se ciò accade per qualcuno, non deve crederlo certo per sé.
Perché se il Padre mio usa questa misericordia miracolosa, non deve ritenere essere lui la persona a cui tocchi tale sorte, e che il Padre mio gli dia in punto di morte una vera e perfetta contrizione di quelle colpe in cui volle sempre vivere. Perciò, come ho detto, pregare il Padre mio a dare continue sollecitazioni al peccatore affinché si converta per tempo e viva in modo che possa giungere a fare una buona morte. Mi promise tutto il padre, e difatti non manca di eseguirlo. Resta però che il peccatore è sordo agli impulsi interni, agli stimoli che gli invia la grazia. Per questi uomini ostinati provai grande amarezza e pena nel mio cuore, perché già vedevo la loro pessima fine che avrebbero fatto. Questa amarezza fu sufficiente ad amareggiarmi la consolazione che alcuni mi danno. Vedendo infatti che avrebbero corrisposto alla grazia, seguito i suoi impulsi e ascoltato i rimorsi interni, si sarebbero convertiti per tempo e fatto una buona morte. Avrebbero sperimentato a quel punto la misericordia grande del Padre mio, perché corrisposero alle chiamate ed inviti della grazia. Lo pregai anche per tutte le anime giuste, perché la loro morte fosse preziosa al suo cospetto, affinché accrescendo loro la grazia e gli aiuti più validi, si applichino ad esercitare quelle virtù che le rendono più gradite ai suoi occhi, cioè la rassegnazione, la pazienza, il desiderio di andarla a godere, la speranza nella sua misericordia, la viva fede ed il perfetto amore. Soffrendo tutto per amore suo e per fare la sua volontà, lo pregai anche di consolarle alla fine della vita con le sue divine ispirazioni e a mostrarsi verso di esse, amoroso padre. Perché facesse tutte queste grazie, tanto per i peccatori come per le anime giuste, mi offrì a fare una morte penosa e desolata, addossandomi tutte le pene d'angustia che dovevano soffrire i miei fratelli, e quantunque sia indispensabile ad essi la pena della morte, è stata loro però molto mitigata e addolcita per quello che io patii. Per le anime giuste è di giubilo, no, per le anime giuste è di giubilo e non di pena, perché conoscendo vicino il tempo di andare a godere il sommo bene e ricevere il premio dovuto alle loro sante opere, godono nel morire e si consolano nel patire. Serva di stimolo a te, sposa mia, a vivere santamente ed eseguire quanto ti è stato altre volte detto da me, e se brami fare una morte simile a quella di Giuseppe, imita la sua vita e particolarmente la fedeltà al tuo Dio nel seguire la sua volontà. Laudentur Iesus et Maria. Allora, amici, questo testo di oggi è ricchissimo di spunti che spero di riuscire a toccare in maniera completa, lo auspico vivissimamente, e anche molto importanti, credo, e fondamentali, anzi, per la nostra edificazione. Allora, tralasciando, ecco, l'episodio della benedizione, ma non troppo, Gesù si fa benedire dal Padre. È certamente un gesto di umiltà, perché? Perché lui è Dio. Non perché lui è figlio. Perché? Proprio perché è figlio si è fatto benedire e si è umiliato pur essendo Dio, per insegnarci l'importanza della benedizione paterna. Io non so quanti genitori, anche tra quelli che ascoltano queste cose, hanno fatto. Si deve cominciare da quando sono neonati i bambini, da subito. Devono essere benedetti dal padre e dalla madre. Ti benedica Dio Onnipotente, lo possono dire al figlio, il padre, solo al figlio, il padre e la madre. E fargli una bella crocetta sulla fronte. Perché papà e mamma nei confronti dei figli hanno autorità da parte del Signore, quindi sono in maniera ovviamente non
non in senso stretto, ma in senso analogico, però non per questo non vero, sono quasi dei piccoli sacerdoti nei confronti loro e devono farlo. Perché le benedizioni sono sempre importanti e tutti dovrebbero chiedere molto più spesso di come si fa le benedizioni ai sacerdoti. Basta una mano imposta e un segno di croce sulla fronte da parte di un ministro. Le benedizioni sono sacramentali e il fatto che oggi se ne chiedano poche testimonia due brutte cose. Primo, come ci si crede poco nella potenza della divina benedizione. E si vanno invece a fare cretinate, sciocchezze, a mettersi addosso corni ferri di cavallo quando va bene, oppure andare a farsi fare gli amuleti o tutte queste stupidaggini da maghi operatori dell'occulto. E secondo, non si crede più nel potere sacramentale, divino, di benedire che c'è un ministro dell'Altissimo. Ora è vero che relativamente a questo secondo punto, ahimè, purtroppo i comportamenti esterni, esteriori, di certi ministri indegni, certamente contribuiscono a far diminuire nei fedeli la percezione della sacralità del sacerdote, a cominciare dall'abito con cui vanno in giro, e non solo. Le sigarette che certi hanno in bocca, il frasario che hanno in bocca, eccetera, lasciamo perdere. Oppure fenomeni di cose che raccontano i fedeli, dice, padre mi dà la benedizione, ma che te benedica fa se è già benedetto? Oppure sacerdoti che tentano di baciare la mano, scusate, fedeli che tentano di baciare la mano al sacerdote e quello toglie la mano, cioè, peraltro facendo un gesto oltre che assolutamente inopportuno e non gradito a Dio, perché quella non è umiltà, ma è falsa umiltà. È anche sommamente scortese e maleducato nei confronti di chi fa un gesto del genere, quindi un po' di bon ton non guasterebbe anche in mezzo alle sacre gerarchie. Una volta erano delle dame, i sacerdoti, i vescovi e compagnia cantante, dei gran signori in senso buono, e dovrebbero esserlo tuttora. Comunque non è questo l'oggetto principale della meditazione di oggi, ma il cuore è la morte santa di Giuseppe, non tanto perché ci circondavano dagli angeli, certo, morire con Gesù e Maria che ti cantano lodi del Signore vicino, ma come è morto con i nomi di Gesù e di Maria sulle labbra, questo dobbiamo chiederlo tutti i giorni al Signore. Gesù e Maria, ecco perché l'Ave Maria ed ecco perché il Rosario sono preghiere così importanti. Noi ogni volta che diciamo l'Ave Maria, pronunciamo per due volte il nome di Maria e per una volta il nome di Gesù. Perché diciamo Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto frutto del tuo seno, Gesù e Santa Maria. Morire con quei nomi sulle labbra, state tranquilli che chi muore con i nomi di Gesù e di Maria sulle labbra, invocandoli con amore, all'inferno non ci va. Questo possiamo stare tranquilli, eh? Ovviamente però adesso circostanzieremo questa considerazione perché c'è sempre poi la esecrabile volontà umana, capite, che va a storpiare e a avvelenare anche le cose più belle e più sante. Dice, ah sì, ah, allora faccio una bella vita di bagordi, poi tanto quando muoio dico Gesù e Maria e così non vado all'inferno. Non funziona così. Anzitutto Gesù dice una grandissima verità. La morte è l'eco della vita, possibile titolo di questa meditazione. La morte è l'eco della vita, cioè tu muori così come sei vissuto. Se tu vivi male, non morirai bene. Se tu vivi da peccatore, non puoi sperare la salvezza all'ultimo momento, te ne vai all'inferno, l'ha detto Gesù oggi. Dice Gesù un concetto fondamentale, credo di averne parlato anche nei giorni scorsi in occasione di qualche altra meditazione su questo tema, perché circolano, oggi sono diffusissime,
E vengono anche da alcune relazioni private, le famose cose, ama il Signore in tempo di morte. Questo veramente viene anche dagli scritti della Piccarreta, oltre che da Maria Simma, eh? Io me lo ricordo. È da quel tempo famoso per convertirsi, e quindi come si chiama? La fiamma d'amore, non mi ricordo più come la chiama Lucia Piccarreta. E quindi all'ultimo momento il Signore si ravvisce le anime, le salva, pure se questi sono dei grandissimi peccatori, eccetera, eccetera. Allora, Gesù oggi ci ha spiegato una cosa. Questa cosa si chiama misericordia miracolosa, cioè perché deve fare un miracolo perché accade una cosa del genere, un miracolo proprio in senso stretto. Ma i miracoli, numero uno, Dio non li fa sempre, anzi, non li fa quasi mai. Uno. Numero due, non si possono né presumere né pretendere né dare per scontati. Le cretinate che sono circolate negli anni scorsi, mo ne dico una, a proposito di certi, chiamiamoli farmaci, d'accordo, di cui era controverso non da parte di tutti ma da parte di qualcuno se era opportuno usarlo oppure no. Da ambienti, capite? Fatalisticamente riferentesi al cosiddetto mondo della divina volontà, sono uscite fuori queste cretinate. Queste sono cretinate. Ah, ma siccome Gesù nel Vangelo ha detto che se prenderanno qualche veleno non farà loro alcun male, allora noi facciamo un bell'atto di fede, diciamo al Signore: guarda, se questo fosse un veleno, tu hai detto che gli apostoli, allora neutralizzami. E in questo modo hanno assunto quel farmaco. Come diceva Gesù, chi può capire capisca cosa mi sto. Ma che razza di discorsi sono questi qui? Dico, allora io vado a prendere veleno per i topi e dico, vabbè, me lo bevo, tanto se poi chiedo al Signore, beh, guariscimi, no? Ma non vi sembra una cosa come quella che il diavolo voleva far fare a Gesù? Buttati dal tempio, no? C'è scritto nella Bibbia che gli angeli verranno a raccoglierti, no? Cosa ha risposto il Signore? Non tentare il Signore Dio tuo, sciocco che sei. Non che fai? Lo metti alla prova, nostro Signore. Dice, ah, voglio vedere, allora, dato che il veleno non mi ammazza, vediamo un po', tu l'hai detto tu, quindi vediamo se è vero, ma stiamo scherzando, stiamo. Questo è tentare Dio, questo è un peccato mortale, questo qui. Ah, siccome il Signore converte in punto di morte, chi se ne importa? Facciamo una vita da bagordi. Tanto mi darà tempo perché ho fatto una vita infernale, ma tanto all'inferno non ci vado, quindi che problema c'è? Ma stiamo scherzando. Gesù dice, secondo gli occulti giudizi del Padre mio e gli impescutabili disegni, per esempio Sant'Alfonso, di cui parleremo ampiamente, se Dio vuole, da settembre in poi, anche nelle Glorie di Maria riporta degli episodi, capito, di persone che per un gesto di amore alla Madonna che hanno fatto in vita, quindi sono stati, hanno da Dio per quel gesto ricevuto la grazia della penitenza fine, non sono andati all'inferno. Ma noi non possiamo né presumere né sapere, io non so, non, capite, se quella persona l'ha fatto o non l'ha fatta. Cioè, la regola è questa, ed è che, cito quello che ha detto Gesù, un attimo che trovo la citazione letterale, eh. Dice questa, l'esperimentano alcuni la misericordia miracolosa, ma, dice, se ciò accade per qualcuno, il peccatore non deve crederlo certo per sé, perché se il Padre mio usa questa misericordia miracolosa, non deve ritenere di essere lui la persona a cui tocchi tale sorte. Viceversa, gli uomini ostinati, quindi quelli che non seguono le sollecitazioni alla conversione, di essi Gesù già vede la pessima fine, perché il principio è quello che ha detto prima, la morte è l'eco della vita.
Se tu hai fatto una vita da peccatore, non devi sperare che fare una morte da santo, no, fare una morte da peccatore e va a finire all'inferno se non ti converti per tempo. Continua Gesù, lo pregai di dare al peccatore un continuo rimorso e stimolo della sua salvezza e fargli conoscere che non deve sperare un buon fine della sua vita se non si converte per tempo. Non deve sperarci, quindi non deve dire: ah, ma tanto il Signore mi perdonerà. Non deve fare questa cosa qui, non la deve fare. Per questo che io raccomando sempre cautela nel mettere in giro ste robe. Conversione in punti di morte, il mistico che dice che il Signore ti dà un'ora, mezz'ora, 3 ore per ripensarci. Perché ammesso anche che fosse vero, questa cosa non funziona nel 99% e forse anche poco dei casi. E forse la percentuale è anche bassa. Perché se una persona ha il cuore indurito, resiste anche agli ultimi richiami della grazia e si danna. Perché se stanno in pericolo negli ultimi momenti giusti, eppure i santi, di cadere sotto gli assalti del diavolo, figuriamoci il peccatore. Dire altro significa mettere a repentaglio la salvezza eterna di un numero sterminato di anime. E così tutti quanti quei ministri sciagurati e sconsiderati, che vanno a fare funerali e danno l'impressione, quando non lo dicono proprio chiaramente, alla gente presente che l'anima del defunto sta in paradiso. Addirittura in paradiso, neanche che è salva, il che già sarebbe, che tu non puoi mica dirlo con certezza. Ma che sta già in paradiso, è volato in cielo. Io non mi stancherò mai di ripetere certi annunci funebri, no? Certi necrologi, certe epigrafi. L'anima di X è volata in cielo, me lo scrivono pure nelle mie cose. E l'anima di mio padre è volata in cielo. Dico, ma come è volata in cielo? Ma chi te l'ha detto che è volata in cielo? Uno non si rende conto, ma questa espressione, oltre che ad essere proprio di una presunzione infinita e di una superbia inqualificabile, sono anche sommamente pericolose. Volare in cielo è espressione che si usa da parte della Chiesa, peraltro, di chi sa quello che dice, della morte di un santo o di un martire, ma un santo santo, non un santo che oggi qua sono tutti santi, facciamo la festa dei santi subito. Molti presunti santi che oggi girano, sa, santo di qua, santo di là, santo a destra, santo a sinistra, io non voglio dire niente, ma per carità, non sono dei grandi peccatori, ma erano semplicemente dei bravi cristiani. Il santo è un'altra cosa. In senso stretto, è chiaro che tutti quelli che vanno in paradiso sono tutte quante anime sante, ma sono anime sante pure le anime sante del purgatorio. Però, come per molti termini, di santo c'è un significato in senso stretto. Il santo è chi pratica le virtù cristiane in grado eroico. Sono quelli che vanno agli onori dell'altare, non è che vanno agli onori dell'altare perché hanno fatto le preghiere del mattino e della sera, sono andati a messa la domenica. Questo devono farlo, tutti devono farlo. Sono andati a messa perché hanno fatto delle cose che se te vai a leggere le vite, se ce l'hai, ti satrizzano i capelli. Il santo è un eroe, è uno fuori del comune, non è uno tra i tanti, non è quello della porta accanto. Quindi, anche in questi casi, non si dice è volato al cielo. O si sostituisce al giudizio di Dio, ah, questo ha sofferto così tanto, quindi andiamo a parlare di chi te l'ha detto, perché bisogna vedere come ha sofferto, perché non è che la sofferenza salva sempre, perché pure i dannati soffrono, ma quella sofferenza non è salvifica. La sofferenza salva se è accettata almeno con spirito di rassegnazione alla volontà di Dio, allora sì, se no la sofferenza è l'anticamera dell'inferno, eh. Queste cose sono importantissime, sono.
fondamentali, bisogna ritenerle nel cuore per il nostro bene, se vogliamo non mettere a repentaglio la salvezza della nostra anima. Non è un gioco, non è uno scherzo. Non possiamo fallire questo obiettivo. Noi siamo sul pianeta Terra per raggiungere la salvezza. San Pietro scrive nelle sue lettere che la salvezza delle nostre anime è la meta della nostra fede. Cioè, una meta da raggiungere, una meta non è una cosa che tu pensi, ah, questa già ce l'ho, tanto sicuramente il Signore è buono, non permette che andrò all'inferno e mi salverò. Ma chi te l'ha detta questa cosa qui? Quando mai è stata insegnata e da chi? Lasciando perdere follie testi ultimi anni, perché qui a queste non bisogna completamente turare gli orecchi, come diceva il buon padre Pio. Quando cominceranno a dire tutte queste cretinate, turate gli orecchi e ricordatevi gli insegnamenti dei nostri padri e basta. Fine della trasmissione. Andate a cercare tra gli autori classici, cioè dall'anno 30 d.C., d'accordo, fino a una quarantina, cinquantina d'anni fa, se qualcuno dice altro rispetto a quello che abbiamo ascoltato. Nessuno. San Francesco quando ricevette le stigmati, che stava sul Monte della Verna, passò un'estate in lacrime, non un'estate, inverno, non mi ricordo, un periodo in lacrime, piangeva tutto il giorno sui suoi peccati perché temeva che il Signore non avesse perdonato i peccati della sua adolescenza. Datelo a leggere le fonti. San Francesco, con tutto quello che aveva fatto, con tutte le penitenze che aveva fatto, con lo stile di vita che faceva, che io sfido chiunque a rifare la vita di San Francesco, non ha concesso niente a sé, zero. Dormiva su un pezzo di roccia, c'aveva come cuscino una pietra, c'aveva uno straccio addosso, un sacco ruvido, senza manco i piedi coperti, scalzo andavo completamente. Non toccava denaro, mangiava soltanto se qualcuno gli faceva l'elemosina in pezzo di pane, faceva digiuni in continuazione, c'era certe discipline che se le vedi te prende un infarto solo a vederle, se faceva fare l'operazione, la cauterizzazione all'occhio a crudo, pregava dalla mattina alla sera incessantemente, predicava anche incessantemente, non vuole perfino diventare sacerdote per umiltà, perché non era degno di prendere tra le mani il corpo di Cristo per offrire il suo sacrificio secondo lui. E quello piangeva perché pensava che il Signore non gli perdonasse i peccati. E non a Maddì è morto quello e l'anima è volata in cielo. Ma le capiamo le pazzie proprio, le assurdità, le abnormità di questo tempo sciagurato in cui stiamo campando. Per questi uomini ostinati, per quelli che pensano che poi tanto il punto di morte mi converto, che non è così, ma rifiutano le grazie in continuazione, le sollecitazioni perché si convertono per tempo, dice Gesù, vedevo la pessima fine che avrebbero fatto, non ce vanno, fanno una pessima fine. Sapeste quante volte quando celebro un funerale dico, po, signore mio, dico, io lo devo fare il funerale, che faccio? Non sono certamente te, non mi sostituisco al giudizio tuo, ma questo, che fine ha fatto questo o questa? Mai messo piede in chiesa per 30, 40 anni, mai fatta una confessione, mai fatta una comunione, bestemmie a gogò, separazioni, divorzi, amici o amichetti trovati dentro casa quando era morto. Niente olio santo, niente confessione, niente viatico, niente preghiere di sui moribondi, zero. Sarà stato uno dei casi della misericordia miracolosa? Ma uno può essere, no? Mica tutti quelli che vengono davanti sono così. Ma ecco. Quindi, amici cari, un'ultima considerazione.
è questa. Quella sulle anime giuste. Ci stanno alcune anime giuste. E speriamo di essere tra esse. Lo pregai perché tutte le anime giuste avessero una morte preziosa al suo cospetto, come dice la scrittura, preziosa agli occhi del Signore è la morte dei giusti. E affinché esercitino, grazie al soccorso della grazia, quelle virtù che sono più grandi degli occhi del Signore, e cioè la rassegnazione. Sempre a volere dell'Altissimo, ovunque si siano. La pazienza che ci porta in cielo, come dice la Madonna Fatima. Il desiderio di andarlo a godere. I figli di Dio non hanno paura della morte. Per certi aspetti non vedono l'ora. Dice Gesù al termine, godono nel morire. Perché quando la fede è viva e quando uno è vissuto in amicizia con Dio, la morte è il coronamento dei nostri desideri. Finalmente, finalmente ce l'hanno, finalmente sono finite le prove. È finito il pericolo di andarsi a dannare. E finalmente vedremo l'oggetto di colui che tanto abbiamo amato, che tanto abbiamo servito, ci abbiamo provato almeno. O no? Si va alla beatitudine, sono finite le lacrime, sono finiti i dolori, cominciano i godimenti senza fine. E uno non vede l'ora. Poi dice certo, tutti quanti i peccati che mi devo scontare, se uno ha fatto tanta penitenza in questa vita, tanta. Diciamo che qualche piccola speranza di farsi poco, o forse pochissimo, e poco doloroso purgatorio c'è, perché Dio è giusto. Se l'hai fatta qui, te la fa fare dopo. La speranza nella sua misericordia, la viva fede, il perfetto amore. Oh, e un'ultima cosa, vedete cosa dice Gesù? Quindi, perché per ottenere queste cose, quindi la conversione dei cattivi e la morte santa dei giusti, dice, mi offrì a soffrire la morte più penosa e desolata. E dice, quantunque sia indispensabile, attenzione, ad essi la pena della morte è stata loro però molto mitigata. E quindi addirittura alcuni godono nel morire. Volevo soltanto dire una cosa, Ci abbiamo mai pensato che tutte quante le polemiche degli anni passati sulla pena di morte, no? Ma ci abbiamo mai pensato che chi è che c'ha che cioè, da dove viene la condanna alla pena di morte? Indispensabile adesso è la pena della morte. Abbiamo mai letto il testo del libro della Genesi, no? Tu sei polvere e in polvere ritornerai. Cioè, la condanna a morte certamente è conseguenza del peccato, ma è stata ratificata da una sentenza. E chi l'ha data questa sentenza? No? Non aggiungo altro, insomma, no? Quindi, prima di fare ragionamenti massonico-buonisti, come quelli che si fanno oggi, perché questo sono, uno cerchi di far funzionare bene il cervello, prima di indulgere a cotali sciocchezze. Grazie infinite, Signore Gesù, per tutto quello che anche oggi di bello e di splendido ci trasmetti e ci dici. Grazie
Per intercessione di San Giuseppe concludiamo questa meditazione, ovviamente al termine di questo edificante capitolo, chiedendoti la grazia di una buona morte, morire con il tuo nome e quello di Maria sulle labbra, assistiti dai nostri angeli custodi, da San Giuseppe, morire in maniera consapevole, non morire di morte improvvisa, non morire di morte violenta, a meno che non sia il martirio. E poter vivere questo momento non come uno spauracchio, ma addirittura godendo nel morire, pur consapevoli della nostra assoluta indegnità e miseria, dei nostri innumerevoli peccati, dopo una vita trascorsa nel fare il possibile per amarti e farti amare e per servirti e farti servire. Magnificat anima mea Dominum et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo, qui respexit unitate mancille sue, cenim ex hoc beata me dicent omnes generationes. Quia fecit qui magna qui potens est et sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie progenie estimentibus eum. Fecit potentiam in brachio suo, dispersi superbos mente cordis sui, deposit potentes de sede et exaltavit humiles. Esurientes in plevit bonis, et divides timis itinanes, suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae sue. Sicut locutus est a Patres nostros, Abraham in semineus in secula. Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. Agimus tibi gratias omnipotens Deus pro universis beneficiis tuis, quis et regnas in secula seculorum. Amen. Deus te nomine sua pace e vita eterna. Amen. Laudentur Iesus et Maria, nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria.